Muro Sonera, amici amici del Marietto, buon sabato 16 di gennaio a tutte e a tutti e bentornate, bentornati qui sul mio canale del Marietto Milanista. Oggi un'altra giornata piena di notizie per quanto riguarda il nostro Milan, dagli infortunati a chi recupera, piuttosto che novità di mercato e non solo, anche dichiarazioni del nuovo acquisto di Meite. E tra l'altro ci sono anche delle voci che danno Ibra come sponsor di Gigio Donnarumma e dopo capirete il perché. Detto questo, prima di iniziare, come sempre, un bel pollicione all'insù per sostenere questo canale, quindi un bel like, iscrizione al canale se ancora non l'hai fatto, anzi, io quello che devo fare è continuare a ringraziarvi perché qua il canale sta galoppando alla grande, vi ringrazio di cuore. Sto facendo, tra l'altro, visto che un grandissimo follower che mi segue dall'inizio, Giovanni Bruno, che saluto perché anche lui, ieri sono entrati ben 30 euro di donazione al canale. Quindi ragazzi, io vi ringrazio, cioè questo amore che mi state dimostrando mi emoziona, vi devo dire la verità, mi emoziona, però si vede che qualcosa di buono vi sto trasmettendo e quindi avanti così. Presto, se riesco a risolvere questioni anche con YouTube, farò direttamente qua sul canale abbonamenti per il canale, a parte le donazioni che già potete fare su PayPal e sul mio IBAN che avete qui sotto in basso. Tra l'altro sapete che io ho anche gruppi Facebook, il Marietto Milanista gruppo Facebook. Per quanto, con la nuova normativa che ci sarà dall'8 di febbraio, non so se sganciarmi completamente tanto da WhatsApp che da Facebook per muovermi su dei canali alternativi. Me lo sto meditando, vedremo, vedremo. Già vi dirò poi con il tempo. Quindi al momento c'è ancora il gruppo lì, Telegram, gli amici del Marietto, mi raccomando, siamo già più di 40 anche lì, ogni giorno ci si scrive, si invia messaggi, come amici al bar. Quindi veramente una bella storia. Distopia TV e la Via del Buddha TV sono gli altri miei due canali che, tra l'altro, ho cominciato a dargli un target diverso. Da lunedì a venerdì farò video di Distopia TV, che possono, più che video, sono più che altro dei vocal di qualche minuto dove appunto narro di notizie distopiche, mentre dall'altra parte la Via del Buddha TV sono parabole, sono anche concetti che riguardano il buddismo e li faccio solo il fine settimana, il sabato e la domenica. In ogni caso, anche qui giù in basso ci sono i link. Ma iniziamo subito con lunedì, che succederà alla Sardegna Arena di Cagliari? Ebbene, innanzitutto abbiamo una buona notizia. Iniziamo già con la buona notizia. Il nostro Selemekers sembra che ce l'abbia fatta a recuperare, infatti dopo 3 settimane, dopo l'ultima partita che aveva giocato tra l'altro nel 2020 contro la Lazio, sembra che il nostro Alexis già è a disposizione per contendersi addirittura una maglia sulla fascia destra per giocare già contro il Cagliari. Mentre c'è un'altra bella notizia, che è il ritorno di Theo Hernández dopo quella situazione un po' strana che è successa tanto per lui che per Çalhanoğlu, che nei test, diciamo, veloci che erano stati fatti a Milanello erano risultati positivi e lì c'è stato subito l'allarme. Invece no, perché poi ci sono stati fatti altri tamponi e sono risultati tutti negativi. Questo per dirvi e confermarvi quello che io già dico da tantissimo tempo, che i test PCR non servono assolutamente a nulla. Lo ha detto anche Elon Musk. Pensate che in due giorni aveva fatto 4 test in modi diversi, erano usciti 2 positivi e 2 negativi, perché non c'entra proprio nulla. Tra l'altro, Kerry Mullis, che è il premio Nobel della chimica del 1993, lo aveva affermato stesso lui, che è stato il creatore di questi tamponi, che appunto non c'è nessun tipo di fiducia su questi test PCR, perché praticamente è nulla e non erano stati fatti come diagnostico per, diciamo, questo tipo di ceppo di virus. Quindi, cioè, io non so da dove cacchio hanno tirato fuori sta roba, quando poi realmente è sufficiente uno sputo e una saliva, e attraverso la saliva uno può diagnosticare 1000 cose. Quindi sicuramente c'è anche lì, come per i vaccini, un grande business dietro. A poche parole, come si dice, a buon intenditore poche parole. Dopodiché Çalhanoğlu, quindi anche lui invece
al di là del test che era risultato positivo, adesso negativo, è infortunato. E sinceramente io non capisco come mai, cioè io a sto punto, guardate, l'altro giorno, quando c'era stata la partita col Torino, vi ricordate i video che avevo detto qualche giorno prima? Perché non li lasciamo in panchina? Perché non lasciamo che i nostri talenti li lasciamo in panchina per quella partita, soprattutto quelli che venivano in infortunio? Adesso io non so se ci sia stata una ricaduta. In ogni caso, il suo posto molto probabilmente verrà preso da Brahim Diaz e quindi il giochetto lì è fatto. Sulla fascia dovrebbe giocarsene Mekers o Castillejo, vedremo poi alla fine chi. Leao potrebbe tornare nella fascia sinistra per lasciare Ibra davanti, quindi un po' si sta cominciando a formare anche la formazione di Cagliari. Tra l'altro c'è anche, dopo toccheremo l'argomento di Meite, potrebbe contendersi una maglia anche con Tonali in mezzo al campo. E proprio Meite, appunto, ieri, da ieri un nuovo giocatore del Milan, quindi un bienvenue alle Français, Suailo Meite, bienvenue dans la maison rossonera, quindi benvenuto nella casa rossonera nostro Meite, dopo aver effettuato appunto le visite mediche, ha firmato un contratto, come ben sappiamo, che sarà in prestito fino al 30 di giugno di quest'anno per un'eventuale poi dopo acquisizione che c'è appunto un diritto di riscatto. E appunto dice sul Milan, le sue prime parole sono state: una grande squadra con una grande storia, una squadra mitica, il Milan è una squadra mitica, dice, ha parlato con i suoi amici, parenti e dice sono più che contento, il Milan ha sempre avuto grandi giocatori, ha sempre avuto grandi obiettivi e quindi io voglio partecipare a questo. Tra l'altro ha detto io voglio vincere lo scudetto col Milan, la parola che fa molto paura a tanti, ma non a me che lo dico da tempo. Sulla passione per il calcio, dice lui, cominciò a dare i primi calci a 7 anni, suo padre dice quando era giovane giocava a calcio ma non ad altissimi livelli, però a lui piaceva e dice quindi lui ha preso da lui questa passione, quindi dal padre. E dopo aver firmato con Auxerre, che era una squadra francese, a 13 anni, dove ha fatto la sua formazione fino a 17, poi il suo primo contratto professionale è arrivato dopo i 17 anni. Il suo stile di gioco, dice, un giocatore a cui piace giocare il pallone, più tecnico, quindi gli piace il bel gioco, anche effettuare i cross perché può giocare con entrambi i piedi. I suoi obiettivi, appunto, è mantenere il livello della squadra alto e andare il più alto, appunto, il più avanti possibile in campionato per arrivare a quel famoso tricolore che noi tutti vogliamo. Sui tifosi dice: sono contento di essere al Milan, è un po' triste giocare a calcio senza i tifosi. Solo il calcio, caro mio Suailo. Però il messaggio che voglio lanciare è quello di continuare ad essere e seguirci, perché se loro non ci sono allo stadio noi sentiamo comunque la loro vicinanza. Quindi voglio che continuino a dare la giusta forza al Milan. Ma tu devi capire, caro Meite, che noi siamo la più bella tifoseria d'Italia, la più passionale, quindi è normale che a noi ci sentirai sempre le orecchie. Poi sintonizzati qua pure sul canale del Marietto Milanista e vedrai che io ogni giorno sono qua a darle hostias, come si dice qua in Spagna. Poi, come dicevo al principio, all'inizio del video, Gigio Donnarumma è praticamente sponsorizzato da Ibra. E uno dice, in che cosa? Praticamente, secondo il web, ledesport.com, che è un web francese, Leonardo, direttore sportivo dei Parigiotti, dei parigini, del PSG, è stato praticamente beffato dal Milan, soprattutto dal suo ex anche campione che giocava anche al PSG, appunto Zlatan Ibrahimovic, che da grande leader, in un'intervista che ha rilasciato ieri al Corriere dello Sport, ha detto su Gigio che è il miglior portiere al mondo, anche se però non glielo dice, e deve restare al Milan. Ripeto, deve restare al Milan, mantenere sempre la stessa fame e voglia di vincere. Uno come lui, dice, merita di giocare la Champions League. Leonardo, tra l'altro, aveva seriamente pensato appunto di arrivare sul nostro grande fuoriclasse top player che è Gigio Donnarumma, per appunto sostituire il costaricano Keylor Navas, che tra l'altro era anche ex portiere del Real Madrid. Il tutto adesso sembra impossibile, per quanto, se Ibra è importante, ancora dobbiamo arrivare a un accordo. E vi ricordo che fra 15 giorni esatti il Milan potrebbe rischiare di perderlo a zero. Paolino, ci sei, vero? Tutto a posto. Basta. Io mi fido di Paolo Maldini.
Andiamo avanti, quindi per quanto riguarda e per concludere un po' i discorsi sul calciomercato, c'è stata, secondo la Gazzetta dello Sport, un'accelerata per il difensore Tomori, o Tomori, Tomori o Tomori, non so come si pronuncia. Quindi i contatti fra Milan e Chelsea sono continui e si sta trattando sul prezzo del prestito. Lo stesso Lampard dice che comunque è in uscita in prestito per quest'anno, perché loro credono comunque in questo giocatore e per fargli, diciamo, fare minuti lo manderebbero in prestito fino a giugno. L'unica cosa è che appunto bisogna vedere a quanti picciolini. Allo stesso modo è in fase di stallo il discorso di Marione Mandzukic, per quanto i contatti proseguono e sono attese novità, soprattutto dopo la partita con il Cagliari, anche perché lì giocheremo contro Leonardo Pavoletti e si dovrà prendere una decisione a livello di società. Quindi vediamo cosa succede, ne abbiamo parlato già in una maniera molto esaustiva in questi giorni di Mario Mandzukic, e tra l'altro sembra anche, per quanto riguarda Andrea Conti, essere arrivati a un accordo per il trasferimento alla Fiorentina. Il trasferimento appunto è vicino alla chiusura, quindi è più defilato in questo momento il Parma. Mi spiace davvero per Andrea, perché quando è arrivato ero contentissimo anni fa, quando me ne dall'Atalanta, aveva fatto veramente delle cose straordinarie con gli orobici, però quando è venuto al Milan, vuoi gli infortuni, vuoi poi anche quando è tornato, non ha avuto magari il carattere, la capacità di potersi imporre, e purtroppo per lui questa è l'alternativa. E infine una notizia che riguarda il Papu Gomez. Vi ricordate che il Papu tempo fa è stato accostato, a parte il Milan, anche Inter e altre squadre? Sembra che ci sia una svolta per il suo futuro, infatti l'Atalanta a breve incontrerà la Roma per imbastire una trattativa. Quindi il suo futuro è ancora in Italia? Beh, a me piacerebbe, anche perché ce l'ho nel fantacalcio. E quindi per me è sempre stato un grande, ha sempre fatto e sfornato gol e assist, soprattutto per l'altro mio attaccante del fantacalcio, che è Duvan Zapata. E quindi sì, che dai, ci sta, che un calciatore che a me sarebbe piaciuto vedere al Milan, però in ogni caso se rimanesse in Italia è tanto di guadagnato. È sempre bello quando in Italia ci sono grandi giocatori, per dargli anche una elevazione proprio al livello tecnico del campionato. Detto questo, ragazzi, come sempre io vi aspetto, poi stasera ci sarà appunto il video sull'altro canale, il video, l'audio della parabola buddista di stasera nella Via del Buddha TV, quindi vi aspetto anche sull'altro canale, e dal vostro Marietto Milanista, sempre con il mio cuore rosso nero, forza Milan ovunque e comunque, e dai, ci vediamo domani, che è domenica, alla vigilia, e ci sarà anche domani il derby d'Italia tra i carcerati e i prescritti, l'altro di quel Interland milanese. Ci siamo capiti. Un saluto, buon fine sabato e ci vediamo domani. Alla prossima. Ciao!